Prima di andare, che si sta preparando con i suoi strumenti da Valerio Rossi Albertini, che è qui al tavolo con me, a proposito di ricerca, di come è cambiata, vediamo un servizio di Paola Baruffi che riguarda proprio l'innovazione nata dalla ricerca del passato, dunque da anche la missione Apollo 11. Dal trapano agli scarponi da sci, infatti sono tanti, tantissimi, innumerevoli gli oggetti di utilizzo comune derivati dalla tecnologia spaziale e anche le cose, alcune delle cose che usiamo un po' tutti i giorni sono nate proprio grazie anche alla missione Apollo 11. Andiamo a vedere insieme. Pensavate che il metro avvolgibile e il trapano senza fili fossero stati inventati per la comodità dei maniaci della lobbistica? E invece no. Gli antenati di questi strumenti sono andati sulla Luna insieme all'uomo 50 anni fa. Nel 1963, quindi oltre 50 anni fa, la NASA commissionò un carotatore a batteria per cercare di riuscire a prendere delle particelle della crosta lunare. Gli strumenti dovevano essere sofisticati per permettere agli astronauti di lavorare in assenza di gravità e non potevano permettersi di avere tra i piedi cavi elettrici. E così la Black & Decker sviluppò il primo trapano senza fili. Dalla stessa tecnologia nacque anche l'aspirabriciole, che oggi quasi tutti abbiamo in casa. Ma la tecnologia va avanti e il trapano che oggi va nello spazio è un'invenzione tutta italiana e ne troviamo una copia al Politecnico di Milano. Questo è il trapano della missione Rosetta che ha esplorato una cometa, consuma 100 volte meno del trapano che abbiamo in casa nostra. Nello spazio tutto quello che pesa dà fastidio, tutto quello che consuma energia dà fastidio. Quindi bisogna sviluppare tecnologie che siano leggere e poco energivore. Primo problema della missione Apollo, nutrire gli astronauti per una settimana nello spazio. Serviva cibo poco pesante e che non dovesse essere conservato in frigorifero. Nacque così il cibo liofilizzato. Il cibo viene disidratato a bassa temperatura. L'assenza di acqua rende il cibo conservabile per lungo tempo. Le scarpe da ginnastica, i caschi dei ciclisti, i costumi da bagno da gara, tutto beneficia della ricerca aerospaziale. E se quando andate a sciare vi sembra di essere vestiti come gli astronauti, sappiate che non è solo un'impressione. Allora, questo è uno scarpone costruito in tre pezzi. La linguetta della parte davanti, il posteriore e lo scafo sotto. Modello brevettato da un'azienda svizzera in collaborazione con la NASA negli anni 70. Permette una maggior flessibilità di movimento, evitando però distorsioni. Si ispira alle tute extraveicolari degli astronauti. Direttamente dalla tecnologia della NASA. Filtrano la luce blu fino al 98,9%. Quindi dà una visibilità migliore soprattutto sulla neve. E poi c'è l'intimo tecnico, quello che ti evita di mettere tre maglie una sopra l'altra e regola la temperatura del corpo. Quando fa più caldo ti tiene fresco? Ti tiene fresco e quando fa più freddo ti tiene caldo. E questa diciamo, è una tecnologia... Tecnologia super nuova, super eccezionale. Mica tanto nuova, arriva direttamente dagli anni 60, studiata per la missione Apollo. E poi ci sono le coperte termiche, che sono state inventate per isolare i satelliti, ma oggi si trovano su ogni ambulanza per coprire le persone che stanno male, ma la usano anche gli alpinisti e i maratoneti. Il termometro a raggi infrarossi, studiato per la temperatura dei pianeti, ma che ci prova la febbre avvicinandolo all'orecchio. I filtri dei depuratori, inventati anche loro per riciclare l'acqua sulla missione Apollo. Quando è stata iniziata la missione Apollo non c'era nulla di tutto ciò e serviva tutto. Quindi lo spazio è tipicamente una tecnologia che uno pensa a disposizione di pochi e invece quando poi diventa a disposizione di tutti, un piccolo investimento a disposizione di tutti è un volano enorme per l'economia. Paola Baruffi, Sky TG24. Eccomi negli studi con Valerio Rossi Albertini, qualche curiosità che riguarda la Luna e vedo una serie di strumenti fra i quali la metà di un mappamondo sono semplicissimi ma ci aiuteranno a capire ad esempio perché la Luna rivolge sempre la stessa faccia alla Terra. Sì, infatti questa era una questione che si erano posti, ma si erano posti anticamente, pure Galileo se lo domandava, ma com'è possibile che noi guardiamo la Luna e indipendentemente dal momento in cui la guardiamo osserviamo sempre la stessa identica faccia? Allora, il motivo è questo. Se immaginiamo che questa sia la Terra e questa sia la Luna,
Per rivolgere sempre la stessa faccia significa che la Luna gira su se stessa nello stesso tempo in cui gira intorno alla Terra. Questo è l'unico modo in cui la faccia può essere sempre identicamente orientata verso la Terra. Ma perché dovrebbe girare su se stessa alla stessa velocità con cui gira intorno alla Terra? Non c'era nessun motivo apparente. E allora poi gli scienziati hanno capito che il motivo c'è e l'hanno capito studiando le maree. Hanno fatto questo ragionamento semplicissimo. Se la Luna attira le masse oceaniche, le masse liquide sulla Terra, tanto da fare le maree, cioè da riuscire a sollevare gli oceani, immaginiamo quanto più grande debba essere la forza di attrazione della Terra sulla Luna, perché la Luna è circa 100 volte più piccola della Terra, quindi la forza è 100 volte più grande e la forza di attrazione della Terra riesce a deformare la Luna. La Luna, che noi immaginiamo essere sferica, in realtà assume questa forma, una specie di patata, a causa della forza di attrazione, perché i punti più vicini alla Terra formano delle protuberanze. Allora a questo punto è chiaro il motivo per cui deve girare, perché la Terra, che è questa, attira più fortemente la protuberanza. E allora vediamolo qual è il processo. Ecco qua, la protuberanza sta sempre di fronte alla Terra ed ecco che la Luna si orienta con questa faccia un po' prominente verso la Terra e non può sfuggire. La parte più rilevata deve sempre guardare la Terra. Ed ecco che originariamente probabilmente non avveniva questo. La Luna girava su se stessa con una velocità completamente diversa da quella con cui girava intorno alla Terra, ma un po' alla volta la Terra l'ha educata e le ha detto e le ha imposto di girare con la stessa frequenza su se stessa e intorno alla Terra. La cosa bella come particolarità che uno si può domandare, ma questo avviene anche alla Terra? Anche la Terra prima o poi rivolgerà sempre la stessa faccia alla Luna? La risposta è sì. Se noi guardiamo le rilevanze, i dati geologici, ci accorgiamo che probabilmente un centinaio di milioni di anni fa, all'epoca dei dinosauri, la Terra aveva un giorno di 19 giorni, non di 24. Queste 5 ore che sono state aggiunte al giorno sono dovute all'attrazione lunare. Ecco, insomma, per dirla con una metafora, che Luna e Terra si parlano e quindi tutte le immagini poetiche e letterarie della Terra e della Luna che dialogano, che si fidanzano, che si parlano, è assolutamente vero, ha un riscontro oggettivo anche nei dati astronomici. Professor Rossi Albertini, un'altra curiosità, come avviene l'eclissi di Sole? Sì, questo era un modellino, una cosa che mi domandano gli studenti, ho pensato di riproporre qui, sempre sulla Luna. Il discorso è questo, la Luna gira intorno alla Terra in circa 28 giorni. Allora, se in un certo giorno si verifica l'eclissi di Sole, cioè la Luna va a finire tra il Sole, che rappresento qua, ecco, con questa lampadina, e la Terra, quindi in questo modo, perché dopo 28 giorni, quando avrà fatto un giro completo, non c'è un'altra eclissi? Questo qui è tutt'altro. Deve dire. Certo, e questo era un dubbio, però è un dubbio legittimo che si ponevano gli scienziati e solo adesso abbiamo capito veramente come funziona. Perché il motivo è questo. Immaginiamo che noi sappiamo che il Sole gira intorno alla Terra, no, la Terra gira intorno al Sole, ma nel suo moto in cielo, osservato dalla Terra, sembra che sia il Sole a girare intorno alla Terra. Allora immaginiamo che giri su questo piano, sul piano del tavolo. Il motivo per cui non si verificano sistematicamente le eclissi è che anche la Luna gira, questa volta davvero, intorno alla Terra, ma il piano dell'orbita lunare è inclinato, vedi, non è su questo piano qui. Se fosse su questo piano sia il Sole che la Luna, allora sì, accadrebbe. Ma la Luna in realtà gira su un piano inclinato. Quindi significa che, ad esempio, in questa condizione abbiamo di nuovo il Sole che è davanti alla Terra e la Luna che è tra la Terra e il Sole, ma è troppo alta e quindi non fa ombra. Quindi si verifica l'eclissi soltanto nel caso in cui ci sia l'intersezione tra questo cerchio e il piano del tavolo. Quindi quando è in questa condizione. A volte capita, si verifica questa condizione, allora questa è quella idonea all'eclissi, ma è un evento raro, tanto è vero che le eclissi di Sole, soprattutto quelle complete, le vediamo una volta ogni molti mesi o addirittura anni. Grazie.